per Zaza. Posizione regolare. Rune, fa il cucchiaio! Fa il cucchiaio! L'Italia può volare in finale. De Rossi! Eh sì, la verità è che non abbiamo neanche avuto il tempo di metabolizzare la vittoria dell'Europeo, che abbiamo già cambiato maglia e soprattutto stagione, perché siamo pronti ad iniziare la nostra seconda stagione con la Roma e quindi dobbiamo archiviare in maniera definitiva, seppur apprezzandola comunque, questa vittoria, questa impresa, tra virgolette, che abbiamo fatto con la nazionale azzurra. Una vittoria che comunque, come vi ho detto nel video che avete visto domenica, sta un po' a vendicare, tra virgolette, la sconfitta in Europa League con il Fenerbahce. Tra l'altro abbiamo giocato proprio contro colui che ci ha fatto perdere quella finale, ovvero Van Persie. Adesso siamo qui per iniziare questa nuova stagione, quindi, come avrete sicuramente letto dal titolo, ci sarà tanto mercato, tanti riscatti, perché non ve l'ho fatto vedere nel video speciale dell'Europeo, ma in realtà in fase di registrazione quelle cose ve le avevo fatte vedere, poi le ho tagliate proprio per farvele vedere oggi, e quindi parlo di vari giocatori che vanno riscattati, alcuni obiettivi di mercato e soprattutto del torneo precampionato che abbiamo fatto lo scorso anno e che faremo anche quest'anno. Indovinate un po' quale ho scelto io. Allora, come leggete in grafica, queste erano le possibilità, insomma, quindi c'era il trofeo dei campioni che abbiamo fatto l'anno scorso, ma qui le squadre non mi ispiravano più di tanto, e poi comunque non il potenziale premio in denaro, quello che va lì, non era nulla di che. Poi c'era il trofeo a inviti Las Americas, che teneva in Cile, il potenziale premio era di 9 milioni, qui le squadre bene ma non benissimo. Secondo voi quale ho scelto io? Al di là del potenziale premio in denaro, è quello effettivamente che mi ispira di più. Però non è finita qui, perché tra le squadre potete sicuramente leggere i nomi. La Roma, e vabbè. Poi del Lione, dello Swansea, dell'Everton, del Marsiglia, del Wolfsburg, del West Ham, ma del Fenerbahce. Quindi una squadra che, ragazzi, ci ha fatto perdere una finale di Europa League, è anche una squadra che affronteremo nella prima partita della nuova stagione. Non è una partita ufficiale, perché per carità sono amichevoli, non ha lo stesso peso e tutto quello che volete, le squadre sono ancora a metà perché è un cantiere aperto, soprattutto la nostra, però l'affronteremo e sarà tra l'altro anche la prima partita di questo torneo della Coppa Internazionale. Quindi, signori, senza dilungarmi oltre, io prendo in mano il joystick e torniamo su FIFA 16. Quindi, allora, come leggete in grafica, mercoledì 13 luglio 2016 si giocherà la partita contro il Fenerbahce. Non pensiate che però ho buttato 13 giorni di calciomercato, perché comunque qualche mossa l'ho già fatta. Intanto, come leggete qui, ho riscattato Salah. Adesso ve le vado ad elencare un po' quello che ho fatto e vi spiego come vorrei andare avanti, in modo che potete lasciarmi nei commenti anche consigli per il calciomercato. Ho già riscattato Salah, che era uno di quelli che volevo riscattare, assieme a Szczęsny, che più che riscattarlo volevo prenderlo in prestito per un'altra stagione, per poi andare a prendere un portiere come può essere Dragowski, che tra l'altro abbiamo quasi preso perché la squadra ha accettato e lui deve ancora darmi risposta, ce la darà dopo questa partita. Dragowski perché è un giocatore giovane, un portiere giovane che ha tanta possibilità di crescita, un potenziale incredibile, e l'ho conosciuto in una carriera di Xander. Ho visto che era arrivato tipo a 90 o 94, lui ha 18 anni. E proprio per questo motivo però vorrei farlo crescere senza troppa fretta, quindi per un altro anno potremo far tornare Szczęsny in prestito. Poi vabbè, abbiamo detto Salah. A centrocampo ho scelto di riscattare Ucan, che abbiamo quasi preso anche lui, il Fenerbahce ha accettato, dovrà accettare poi lui l'offerta, perché Ucan è sicuramente un giocatore utile alla squadra, che ha fatto molto bene nell'arco di questa stagione e quindi potrà fare bene anche nella nuova stagione. Invece ho scelto di non riscattare né Rudiger né Digne,
Allora, il primo perché costa troppo, ragazzi. Adesso io volevo un attimo far vedere le trattative di mercato. No, beh, non trovo Rudiger, però sta di fatto che... Allora, non l'ho riscattato perché volevano ben 32 milioni. Raga, 32 milioni per un difensore, già io ho pensato, riscattando tutti questi giocatori spenderemo gran parte del budget che abbiamo e quindi il nostro mercato sarà limitato. In più, se devo pensare a riscattare un giocatore che neanche farebbe il titolare sicuro, anche se comunque è cresciuto tanto nell'arco della passata stagione, e prenderlo a 32 milioni, diciamo che non è esattamente un affare. E quindi ho detto no a Rudiger e cercheremo senza troppa fretta comunque un centrale più giovane che possa comunque essere all'altezza di inserirsi, quindi fondamentalmente un terzo titolare. Io mi sono anche fatto uno schemetto che adesso vi farò, vi elencherò un po', magari metto anche la grafica. Il secondo è quindi Vigne, non lo voglio riscattare perché anche lì è un giocatore che non ha lasciato particolarmente il segno nell'arco della passata stagione, c'è stato per carità utile, ha fatto cose buone, ma non è insostituibile. Quindi ho pensato, più che riscattarlo, visto che non è sostituibile, potremmo andare a prendere un altro tipo di giocatore. Per questo ho chiesto informazioni per giovani promettenti, che adesso vi farò vedere. Allora, il primo, quello che siamo più vicini a prendere, è questo Declan John, che, ecco, vorrei anche farvi vedere un attimino le sue statistiche, probabilmente su trattative di mercato lo andrò a trovare. Mi sono mosso parecchio, ecco, ve lo dico sinceramente. Allora, eccolo qui. Declan John, guardate gli attributi. L'accelerazione può diventare un 96, insomma, parlano da sole le statistiche. E a 21 anni è un nazionale Galles. Oltre a John, comunque, ho chiesto anche informazioni per questo Amavi, che però, come vedete, è già più affermato, e comunque 10 milioni sono parecchi. E poi per Angelino, o Angelino, non so, del Manchester City, che costa poco, è anche più giovane, però francamente ragazzi siamo più vicini a prendere John e come ho detto qua nel video che voi non avete visto, è il giocatore che mi interessa di più tra le alternative. Poi vabbè, qui c'era anche Depay, ma non penso che lo prenderò per vari motivi, sia di budget che di comodità, visto che comunque lì a sinistra siamo messi abbastanza bene per il momento. E poi, come sapete, come avevo già detto l'anno scorso, parlando di FIFA, quindi nella passata stagione, stiamo facendo questo progetto con Menzo di fare una partita poi con le rose aggiornate delle nostre carriere tra la nostra Roma, quindi per esempio io giocherò con Higuain e lui giocherà con Griezmann, per farvi capire. E quindi, visto che lui ha già preso Depay, sarebbe un po' un casino se lo prendessi anch'io, ma vabbè. Il mio obiettivo, ragazzi, ve lo dico subito, è quello di trovare una riserva per ruolo, quindi una riserva per il portiere, una riserva per i difensori, uno per uno, chiaramente. Allora, in porta io a questo punto spero ci possa essere Szczęsny, che avevo provato a fare un'offerta all'Arsenal con un prestito secco, mi hanno detto di no. Ci ho provato con un prestito con diritto di riscatto quotato a 32 milioni, però non è un riscatto obbligatorio, quindi posso benissimo decidere di farlo tornare poi a Londra, e quindi comunque è una cosa che ci conviene fare secondo me. In difesa Manolas va bene, Castan va bene, tra l'altro è diventato un 84 che è tantissimo. Come riserva di Manolas abbiamo Maguire, come riserva di Castan per il momento non avremo Somma o Capradossi, però magari bisogna prendere qualcuno pronto perché Maguire comunque deve ancora fare un po' di esperienza, deve ancora crescere parecchio, insomma. In difesa abbiamo Florenzi terzino destro con la sua alternativa che sarebbe quella di Wallace. A sinistra per il momento abbiamo Emerson, che però diventerebbe la riserva di Declan John qualora poi arrivasse il terzino. A centrocampo abbiamo un centrocampo veramente folto, anche perché potrebbe tornare Ucan, e quindi abbiamo praticamente sì una riserva per ruolo, perché abbiamo De Rossi che potrebbe essere sostituito sia da Herrera che da Wenger, poi abbiamo Thiam anche che potrebbe fare quel ruolo, abbiamo Benassi, e quindi si possono ruotare tutti a centrocampo tra Pjanic, Nainggolan e De Rossi, anche perché poi, come detto, potrebbe tornare anche Saliucan. Anche in attacco abbiamo una situazione abbastanza tranquilla perché Salah può essere sostituito da Iturbe. Higuain, ecco, è l'unico che non so con chi, non abbiamo un vero 9 per sostituirlo, anche se possiamo adattare Fekir, che poi adattare qui lo dà TT e quindi ci sta bene. Abbiamo Szczęsny da adattare, Ljajic l'ho già messo in vendita, adesso vi farò vedere anche chi ho messo sul mercato. Odegaard va adattato, volendo Ricci, che penso terremo perché è un giocatore che mi piace tantissimo. E a sinistra abbiamo Bufal, che può essere sostituito da sia Fekir, sia Ricci, sia Ljajic se non parte. Queste sono le mie idee, quindi va preso assolutamente un esterno alto di sinistra, e io stavo pensando, non potendo prendere Depay,
Forse a Insigne, forse a qualcun altro, adesso vediamo, perché Insigne mi è piaciuto moltissimo nell'europeo che ho disputato. Altrimenti, se vogliamo fare una cosa realistica, possiamo anche puntare su El Shaarawy, però questa comunque è la cosa meno urgente, quindi voi scrivete nei commenti anche un nome, magari mi fate venire in mente sempre come al solito giocatori che al momento non mi ricordo. Poi, volendo, possiamo prendere ma non è obbligatorio anche questo, una riserva di Higuain, quindi è molto importante terminare le operazioni di riscatto di giocatori, definire l'operazione sia di Declan John sia di Dragoschi e poi di prendere una riserva di Castan, assolutamente. Questo però dopo la partita che giocheremo contro il Fenerbahce. Adesso siamo arrivati al momento di giocare con il Fenerbahce. Se vi ricordate, nella passata stagione, era proprio il primo video di questa carriera, il primo episodio, vi feci un montaggio di tutto il torneo precampionato che poi abbiamo vinto. Quest'anno non faccio la stessa cosa, perché intanto facendo questa cosa io non potrei tra una occhia e l'altra portarmi avanti con il calciomercato, perché altrimenti voi perderete ulteriori pezzi di mercato, e poi per comodità e per accelerare i tempi. Detto questo, ragazzi, ne approfitto a questo punto, visto che guadagniamo tanti minuti perché non le giochiamo le partite ma le simuliamo, voglio farvi vedere il calendario e quindi la nostra stagione, che si aprirà il 6 agosto con la Supercoppa Italiana in casa contro la Juventus, che ha vinto la Coppa Italia mentre noi abbiamo vinto il campionato, e poi la stagione si aprirà sul campo del Bologna, Bologna-Roma. Dopo il Bologna, la seconda giornata la giocheremo allo Stadio Olimpico contro il Torino, poi ci sarà la pausa per i nazionali, si tornerà in campo l'11 a San Siro contro l'Inter, poi Roma-Empoli, un turno non infrasettimanale ma comunque a ridosso del fine settimana, con la trasferta di Genova contro la Samp. Il 2 ottobre si gioca contro una neopromossa, e quindi Roma-Livorno, altra pausa per i nazionali, e poi ci sarà Milan-Roma, poi Roma-Chievo e un turno infrasettimanale vicinissimo con Bari-Roma. Il 30 poi giocheremo in casa contro il Sassuolo, novembre si apre il 6, il giorno prima del mio compleanno, con un big match, sarà Napoli-Roma, pausa per i nazionali l'ennesima e poi Roma-Udinese. La settimana dopo ci sarà il derby, quindi Lazio-Roma, quest'anno si parte in trasferta con i derby. Dicembre, l'ultimo mese del 2016, ci vedrà impegnati in casa contro il Verona, poi in trasferta contro il Cagliari, che è un'altra neopromossa, e infine in casa il 18 contro il Genoa, anche quest'anno come lo scorso anno. Il big match di Torino si aprirà il 2016 e si giocherà l'1, quindi è festa. Buon anno a tutti, noi giochiamo contro la Juventus, va bene. Mentre il 7 giocheremo contro la Fiorentina. L'ultima partita poi del girone andata sarà Atalanta-Roma il 15 gennaio, e in mezzo il 10 ci sarà la Coppa Italia, che ancora va sorteggiata. Detto questo, possiamo andare a simulare questa prima partita, però vorrei fare la rosa perché alcuni giocatori mi hanno chiesto di poter giocare. E qui no, perché sto su trasferimenti, io mi faccio le canne. Non ve lo volevo dire, però mi pareva giusto farvelo sapere in qualche modo. E io faccio giocare sia Benker che Somma, ragazzi, sapete, perché alla fine questo è precampionato e i giocatori devono un po' mettersi in mostra e avere un po' di fiducia. E poi dopo vi faccio vedere anche il divaglio che ho mandato qualche osservatore. Comunque si comincia, vediamo un po' quello che succede. Hanno già segnato loro con Holmen, ammonito Manolas. Non è cominciata benissimo. Pareggio di Nainggolan, quindi 1-0 non finisce, almeno questo siamo contenti. Giallo per Benker. Siamo nel secondo tempo, situazione sempre ferma sull'1-1. Gol di Nainggolan che firma la doppietta, 3-1 di Higuain. Partita che è messa in cassaforte, spero non succeda nulla da qui alla fine. Sta terminando, Roma 3, Fenerbahce 1. Primi tre punti, questa Coppa Internazionale Europea, le firme di Nainggolan e Higuain. Nainggolan che tra l'altro adesso mi è venuto in mente, in quella finale maledetta di Londra, aveva anche sbagliato un gol sotto porta clamoroso a poco dalla fine. Comunque allora, solo quello che giocatore qui, perché Herrera si lamenta perché vuole giocare di più, e Somma e Benché ovviamente ringraziano. Vedere il vivaio, staff primavera, perché ve l'ho fatto vedere, allora non ve l'ho fatto vedere, ve lo devo far vedere. Ho mandato questi tre osservatori, questo è un turco e l'ho mandato in Spagna per 3 mesi con l'obiettivo appunto di trovare qualche giovane interessante, visto che si sa comunque la Spagna c'è questa cosiddetta cantera, no, di giovani promettenti. Il francese invece qui, che si chiama Molfeuri, diciamo che non si chiama, l'ho mandato in Brasile, anche il Brasile comunque sforna sempre giovani talenti. E infine in Olanda, pensando al mio Memphis Depay, ma non è l'unico, sempre per 3 mesi ci ho mandato Vacek, quindi a settembre
più o meno avremo la relazione, la prima relazione dei nostri tre osservatori. Allora, quindi buona la prima, come si vuol dire, ha vinto anche lo Swansea a sorpresa dal mio punto di vista contro il Lione. Adesso attendiamo notizie di calciomercato, però vediamo un po'. Allora, aggiornamento in Inghilterra, accetta Dragoschi. Ah, ma io l'ho fatta, ho richiesto anche per Depay, non ci credo. Ah sì, mi sa che l'ho fatta senza registrare una volta. Allora, intanto il cane abbaglia, però intanto andiamo a prendere per 3 milioni, sembrano tanti, ma fidatevi, saranno nulla tra anche un anno solo per questo portiere, Dragoschi. Quindi 18 anni, molto molto promettente, fidatevi per chi non lo conosce, per chi lo conosce sa di cosa sto parlando. Nuovo giocatore in arrivo, quindi il primo acquisto della nuova Roma, che in realtà è stato Salah, se proprio vogliamo essere puntigliosi. 63 milioni, mi sa che è meglio che rimane lì Depay. E allora, vediamo un attimo. Io, ecco, come formazione ufficiale di questa stagione ho messo il 4-3-3, però per il momento tengo ancora come alternativa valida quest'altro modulo, quindi il rombo. E allora, Dragoschi per il momento ce l'ho messo. Ah no, l'ho scambiato con Skorupski, perfetto, ok. Non mi ricordavo di averlo scambiato con Skorupski, e quindi a questo punto diventa fondamentale Szczęsny, perché altrimenti giochiamo con un portiere solo. Allora, offerte per Ljajic e Manolas. La prima va bene e la seconda no. Allora, l'Arsenal intanto no. Questo è un casino, ragazzi, questo è un casino. Tanto accetta anche Ucan e va bene. Trattativa di Ucan no, ormai è andata perché Ucan è nostro. Allora, ci rimangono 18 milioni. Poco e nulla, sinceramente. Sì, Ucan arriva molto bene, però io qui non sono, non è il massimo questo riuscito dell'Arsenal, perché è rischioso più che altro, ragazzi. Cioè, io volevo riscattare Szczęsny perché intanto ha fatto il fenomeno in questa stagione ed è un portiere molto promettente, ma poi comunque dare subito il posto titolare a Dragoschi sarebbe rischioso, tralasciando il fatto che tra l'altro in questo momento è l'unico portiere che abbiamo. Però adesso ci pensiamo un attimo insieme. Allora, intanto anche trattativa per Declan John. Scusate, Declan John che fine ha fatto? Allora, trattativa in corso. Giocatore in attesa. Ah no, allora il giocatore sta pagando l'offerta. L'importante è che accetti lui. E allora, io ho fatto la formazione per questa partita, che è la seguente. Quindi Dragoschi in porta, Dodò, Castan, Manolas e Florenzi, De Rossi, Herrera, Nainggolan, Ljajic, Fekir, Iturbe. Speriamo che vada bene anche questa, sarebbe importante vincere anche questa partita per presentarci in maniera già importante agli ottavi o ai quarti, non so, non mi ricordo come funziona, no, alla semifinale addirittura a cui si parte. Allora, è stato già ammonito Nainggolan. Partita procede con molta calma, ricordo che hanno vinto tutte e due, è rosso per Nainggolan. Intanto segna però Ljajic, molto bene, dicevo, hanno vinto tutte e due all'esordio. Partita che sta andando sul piglio giusto per il momento, siamo a 20 dalla fine. Raddoppiamo che non sto tranquillo, 10 minuti, 2-0 Florenzi. Appena ho visto il pallone ha preso un colpo, ho detto hanno pareggiato. Invece no, quindi 2-0 per Roma, che a questo punto penso matematicamente ancora no, però siamo vicini. Siamo molto vicini al passaggio del turno. Andiamo a fare gli allenamenti, allora. Ora, aggiornamento da Francia, rifiuta Declan John perché non credo possa garantirmi il ruolo che mi ha offerta. Se ti dico che sei titolare vorrà dire che sei titolare, no? Giocatore squalificato Nainggolan, Pjanic. Allora aspetta, ti ho fatto riposare una partita che c'avevi la bava che te colava, che non ce la facevi più, e mo te la menti. Vabbè, la coerenza dei nostri giocatori. Allora, intanto dobbiamo andare a cercare un portiere. Dobbiamo cercare un portiere perché non ne abbiamo uno di riserva, chiaramente. Però penso che il portiere me lo dovete consigliare voi, perché ho preso Dragoschi che a questo punto dovrà fare il titolare. Però sta di fatto che ce ne serve anche uno che faccia la riserva. Io non so se andare su Scuffet. Io chiedo informazioni, perché comunque Scuffet ci sta, ci sta molto bene, è anche italiano. Quindi sarebbe molto positivo poi portare anche giocatori italiani. E loro dicono va bene, cioè, ogni volta ci hanno una gran mano quando fanno queste cose, poi gli dai un milione e accettano. Comunque, ci stiamo avvicinando all'ultima partita del girone contro il Lione, è importantissimo non perdere. Intanto hai l'offerta per Fekir, 21 milioni al Sunderland, che comunque sono più di quelli che vale lui, però no, rifiuta. Non lo tolgo dal mercato perché non ho accettato per gli Ajax qui, 18 dello Schalke.
vediamo un po'. Io vado su 21 e mezzo. Sì, anche 18 non sono male, però 21 e mezzo. Non abbiamo una gran situazione di budget, quindi è chiaro che sfoltire un po' la rosa ci starebbe. A questo punto posso anche dir di no a Fekir, alla cessione di Fekir, perché prima si parlava del... vi stavo per dire, non dico di no perché se arriva un'offertura posso pensarci, se non abbiamo tanto budget, però lo Swansea vuole ingaggiare Cavani, FIFA è un gioco realistico. Roma-Lione, mercoledì 20 luglio 2016. Allora, vediamo un po'. Ah, la formazione è la stessa della partita prima, mi sono scordato di cambiarla, spero... spero vada bene Fekir al primo minuto, è ok. Quindi può anche rimanere Fekir. Sapete che io mi sa che lo tengo Fekir come vice di Cavani, di Higuain. Perché alla fine davanti si comporta molto bene. L'ho fatto anche nella passata stagione. Qui già sono due i gol che mette a segno. La partita sta scivolando anche qui sull'onda giusta. Penso sia finita anche questa. Ci sarebbe un Titi che non mi dispiace per niente in difesa. Forse un Titi si potrebbe prendere, ragazzi. Però sono curioso di vedere quanto vuole il Lione.